nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Oggi celebriamo questa solennità dell'Epifania, che significa manifestazione, la manifestazione del Signore, che viene a noi come luce, la stella che i magi vedono il simbolo di questa luce che è Cristo stesso, luce del mondo, che ci è venuto a visitare. Chiediamo la grazia fin dall'inizio di questa Eucaristia, in questo santuario dell'amore misericordioso, che questa luce gioiosa disperda le nostre tenebre, le tenebre del male che a volte ci sono anche nei nostri cuori. Chiediamo umilmente perdono. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle genti il tuo Figlio unigenito, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede, a contemplare la bellezza della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce. La gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Cammineranno le genti alla tua luce, il re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te. Verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà. Dromedari di Madian e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. O Dio, affida al re il tuo diritto, al figlio di re la tua giustizia. Egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia e i tuoi poveri secondo il diritto. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Nei suoi giorni fiorisca il giusto e abbondi la pace, finché non si spenga la luna e domini da mare a mare, dal fiume sino ai confini della terra. I re di Tarsis e delle isole portino tributi, i re di Saba e di Seba offrano doni, tutti i re si prostrino a lui, lo servono tutte le genti. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. Perché egli libererà il misero che invoca e il povero che non trova aiuto. Abbia pietà del debole e del misero e salvi la vita dei miseri. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, penso che abbiate sentito parlare del ministero della grazia di Dio a me affidato a vostro favore. Per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero. Esso non è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni, come ora è stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito. Che le genti sono chiamate in Cristo Gesù a condividere la stessa eredità, a formare lo stesso corpo e ad essere partecipi della stessa promessa per mezzo del Vangelo. Parola di Dio. Abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorare il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te, infatti, uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo, Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme, dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anche io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Parola del Signore. Fratelli e sorelle carissimi, la gloria del Signore si è manifestata e sempre si manifesterà in mezzo a noi fino al suo ritorno. Nei ritmi e nelle vicende del tempo ricordiamo e viviamo i misteri della salvezza. Centro di tutto l'anno liturgico è il triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, che culminerà nella domenica di Pasqua, il 4 aprile. In ogni domenica, Pasqua della settimana, la Santa Chiesa rende presente questo grande evento nel quale Cristo ha vinto il peccato e la morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi. Le ceneri, inizio della Quaresima, mercoledì 17 febbraio. L'Ascensione del Signore, domenica 16 maggio, la Pentecoste il 23 maggio, la prima domenica di Avvento il 28 novembre. Anche nelle feste della Santa Madre di Dio, degli Apostoli, dei Santi e nella commemorazione di tutti i fedeli defunti, la Chiesa pellegrina sulla terra proclama la Pasqua del suo Signore. A Cristo, che era, che è e che viene, Signore del tempo e della storia, lode perenne nei secoli dei secoli. Amen. Abbiamo ascoltato la solenne proclamazione della Pasqua del Signore, il centro di tutto l'anno liturgico, da cui derivano poi tutte le nostre celebrazioni, anche quella che stiamo facendo, questa celebrazione eucaristica, è la Pasqua del Signore, è ripresentare, fare vivo in mezzo a noi quella donazione d'amore totale di Gesù, il Cristo,
che si è consegnato per amore nostro fino alla morte e poi è risorto, e noi celebriamo questo memoriale, il memoriale perenne del suo amore nella Pasqua del Signore. E oggi, in questa solennità dell'Epifania, noi accogliamo questa luce, la luce che è Cristo, che è simboleggiata da quella stella che hanno visto i magi. Chi sono questi magi? Personaggi misteriosi. Essi rappresentano le genti, tutte le genti che non appartengono al popolo di Israele e che pure sono chiamate a ricevere questa luce, ad accogliere questo amore di Dio che si è manifestato. Guardate, tutti noi in fondo apparteniamo a queste genti, pochissimi, no? Formano parte del popolo di Israele, ma la salvezza che il Signore aveva promesso a questo popolo eletto e che era stata rivelata a questo popolo, ora viene aperta a tutti, perché l'amore di Dio è per tutti i suoi figli, nessuno escluso. E il significato primo di questa festa è proprio la rivelazione dell'amore universale di Dio, del suo amore infinito e misericordioso per ciascuno dei suoi figli, nessuno escluso. E questi magi sono davvero personaggi misteriosi. La parola mago non corrisponde a quella a cui noi siamo abituati, no? E che purtroppo tante volte è il concetto che hanno in testa tantissime persone, anche cristiani. Quanti ancora vanno dai cosiddetti maghi o dagli astrologi o da quelli che leggono le carte? Anche tra i battezzati, che tristezza. La parola maghi non appartiene a questo concetto. Nell'antichità venivano chiamati così, soprattutto nel popolo persiano, dei saggi, dei filosofi, che erano alle volte anche sacerdoti e che nella loro sapienza scrutavano anche le stelle, guardavano il cielo. E il Signore si rivela ad alcuni di loro che sanno leggere un segno particolare. Nella loro cultura, spesso in molti popoli antichi, si diceva che quando nasceva un bambino si accendeva una nuova stella nel cielo. E loro leggono una stella particolare, una luce particolare, e capiscono che devono seguire quella luce e che devono andare a vedere dove è nato quel re simboleggiato dalla stella per adorarlo, e fanno questo cammino. È un po' il simbolo del nostro cammino, diceva la preghiera che abbiamo fatto all'inizio dell'Eucaristia: Signore, fa che guardando questi magi, noi che già abbiamo ricevuto la fede, possiamo arrivare a contemplare la tua gloria. Molto bello, abbiamo già ricevuto la fede, è una grazia di Dio, ma dobbiamo arrivare a contemplare la sua gloria, che è il suo figlio Gesù. E per contemplare questa gloria occorre fare un cammino, come i magi. Ricordate che l'Evangelista Giovanni, nel prologo che abbiamo sentito per ben tre volte in queste feste di Natale, il prologo del suo Vangelo, diceva: abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito, pieno di grazia e di verità. Questo è lo scopo della nostra fede, contemplare questa gloria, questa luce di Dio nel suo figlio, in questo bambino. Ma per fare questo i magi devono muoversi. Quindi la prima cosa che ci insegnano è che bisogna sapere alzare lo sguardo, contemplare i segni di Dio. A volte non è facile. Non è facile contemplare i segni di Dio, ma il Signore ci manda dei segni. Ci sono tante luci, tante stelle, anche nella nostra vita, ma occorre saperle leggere. E alle volte anche nelle notti più buie
cioè nelle situazioni più difficili, e dove cominciano a brillare le luci di Dio, se sappiamo scorgerle, anche in questo momento difficile che stiamo attraversando. E il Signore ci può dare tante indicazioni. Quindi è importante non vivere, diciamo, con lo sguardo rivolto a terra, ripiegati su noi stessi, perché questo rende la vita triste. La prima lettura diceva, attraverso la bocca del profeta Isaia al popolo di Israele: alza gli occhi e guarda, alza gli occhi e guarda, e vedrai le opere di Dio, tanti figli che vengono a te da tutte le parti. Stai vivendo un momento difficile, ma se sai alzare gli occhi, ti accorgerai che il Signore sta facendo delle cose grandi. Quindi sapere alzare gli occhi e poi metterci in cammino. Madre Speranza diceva: questi magi ci insegnano una cosa. Loro sono usciti dalla loro terra, hanno abbandonato le loro sicurezze. Sono il simbolo del cammino della fede, come quello di Abramo. E per arrivare lì, a trovare quella luce, occorre abbandonare qualcosa, e forse anche il tempo che viviamo della pandemia ci porta a saper distinguere tra ciò che è importante e ciò che è secondario, ciò che possiamo anche lasciare tranquillamente e ciò che invece va mantenuto, va riscoperto forse come qualcosa di importante nella vita. E poi c'è l'arrivo a Gerusalemme e l'interrogare Erode, ed Erode che interroga i sommi sacerdoti, gli scribi, quelli che conoscono le scritture. Ecco, quindi saper leggere i segni di Dio, poi saper leggere anche la parola di Dio. La scrittura è una luce luminosa, ma non basta conoscerla. Gli scribi, i capi dei sacerdoti, consultati da Erode, conoscono la scrittura e dicono, danno l'indicazione precisa: il Messia deve nascere a Betlemme, ma non si muovono. Possiamo conoscere la parola di Dio, possiamo averla sentita tante volte e non cambia niente nella nostra vita. Non andiamo a trovare il bambino, la luce. Erode peggio ancora. Si può avere l'informazione giusta e darla anche ad agli altri: andate a Betlemme, lì lo troverete, poi fatemelo sapere. Si può avere l'informazione giusta e avere intenzioni perverse. Invece i magi fanno altre cose, davvero seguono la stella e vanno e lì trovano e rivedono la stella e, dice il Vangelo, si riempirono di gioia. Bellissimo. Quando vediamo la luce di Dio sperimentiamo la vera gioia e poi quella luce si ferma lì, dove non si sarebbero mai aspettati. Chissà che cosa si aspettavano questo re dei giudei, e vedono un piccolo bambino in braccio a Maria, sua madre. Dio si fa presente spesso nelle realtà più semplici. Per questo è nato così, l'abbiamo contemplato questi giorni. Dobbiamo saper cogliere la presenza di Dio dove realmente è. Un antico poeta diceva, ricordate, dovunque il guardo giro, immenso Dio, ti vedo. Nelle opere tue ti ammiro e ti riconosco in me. Tanti sono i segni della presenza di Dio. Dovunque giriamo lo sguardo, nelle opere sue, nella creazione, nella sua parola, ti riconosco in me. Forse la casa più piccola, dove alle volte non sappiamo riconoscere il Signore, è proprio la nostra persona, siamo noi, tempio della Trinità. Ecco, ci doni il Signore questi occhi, questa luce dei santi magi, per poter riconoscere questa luce con cui Lui ha manifestato a tutti noi il suo amore immenso. Sia lodato Gesù Cristo.
Proclamiamo insieme la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi, Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi in Cristo, luce del mondo, la salvezza è manifestata a tutti i popoli della terra. Eleviamo la nostra comune preghiera al Padre perché ci soccorra nella sua misericordia. Preghiamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché fortificata dallo Spirito Santo di Dio, porti al mondo la luce del Vangelo e sia segno di comunione per tutte le genti, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che soffrono a causa delle ingiustizie sociali, perché si aprano alla speranza e cerchino in Dio l'aiuto per superare ogni forma di odio e di male, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per coloro che non conoscono Cristo, perché trovino in noi battezzati autentici testimoni della gioia e della verità del Vangelo, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per le nostre comunità che celebrano la manifestazione al mondo del Figlio di Dio, perché vivano e testimonino a tutti la luce e la gioia della fede nell'immenso amore del Padre, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Accogli, o Padre, la nostra umile preghiera e guidaci sulla via del Cristo, che oggi si è manifestato al mondo come luce che trionfa sulle tenebre del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Gloria.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. Guarda con bontà, o Signore, i doni della Tua Chiesa, che Ti offre non oro, incenso e mirra, ma colui che in questi stessi doni è significato, immolato e ricevuto, Gesù Cristo, Signore nostro, Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi, in Cristo, luce del mondo, Tu hai rivelato alle genti il mistero della salvezza e in Lui, apparso nella nostra carne mortale, ci hai rinnovati con la gloria dell'immortalità divina. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della Tua gloria. Ed è giusto che ogni creatura Ti lodi, per mezzo del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il Tuo Spirito i doni che Ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del Tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del Tuo Figlio, della Sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della Sua venuta nella gloria, Ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della Tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione,
e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, la Beata Speranza di Gesù e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gualtiero, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui il tuo unico Figlio, eterno con te nella gloria, si è manifestato nella nostra natura umana. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio sarò salvato.
credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio. In sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. La tua luce, o Signore, ci preceda sempre e in ogni luogo, perché contempliamo con purezza di fede e gustiamo con fervente amore il mistero di cui ci hai fatti partecipi, per Cristo nostro Signore. Ascoltiamo la preghiera della Beata Madre Speranza, tratta dalla novena all'amore misericordioso. Gesù mio, sii per me Padre, custode e guida nel mio pellegrinaggio, affinché nulla mi turbi e non sbagli il cammino che conduce a te. Abbi misericordia di me e fammi a misura del tuo cuore. E tu, Madre mia, che con tanta delicatezza e premura hai avuto cura del buon Gesù, educami e aiutami nel compimento del mio dovere, conducendomi per i sentieri dei comandamenti, di per me a Gesù. Ricevi questo figlio, te lo raccomando con tutta l'insistenza del mio cuore materno. Signor mio e Dio mio, la tua misericordia ci salvi, il tuo amore misericordioso ci liberi da ogni male. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nella gioia del Signore andate in pace. Amen.